Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi parliamo delle casse Studio Monitor Hi-Fi 4 di Energy System. Il prodotto di cui vi parlo oggi è un set di due altoparlanti 2.0 realizzati da Energy System in collaborazione con DAS Audio. Mentre vado ad aprire la confezione, vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto il video per supportarmi e farmi crescere col canale. Per voi è gratuito, per me è molto importante per riuscire a portare sempre nuovi contenuti ogni giorno. Inoltre qua sotto in descrizione trovate il link per acquistare questi prodotti e anche il link al nostro canale Telegram e canale Instagram, dove andiamo a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora andiamo subito a vedere questo prodotto e a vedere come funziona. All'interno della confezione troviamo i due altoparlanti, che sono realizzati con cassa in legno MDF. Come vediamo, su questo sono presenti i comandi, ma adesso li andremo a vedere. Nella parte frontale abbiamo questo copricassa in tessuto che va a coprire il tweeter e l'altoparlante. Mentre invece all'interno di questa scatola troviamo diversi cavi di alimentazione. Troviamo ovviamente il manualetto di istruzioni che ci fornisce alcune informazioni sul funzionamento di queste casse, ma una cosa che sicuramente ci ha colpito è la presenza di un telecomando che funziona con le pile che vengono già fornite in dotazione, che ci permetterà di andare quindi ad accendere e controllare le nostre casse anche a distanza. Sempre all'interno di questa scatola troviamo poi un cavo con jack da 3,5 mm e attacco stereo. Poi troviamo un cavo trasparente per andare a collegare tra di loro le due casse, in modo tale da andarle a sentire in modalità stereo, e ovviamente un trasformatore per andarle ad alimentare. Infatti nel retro della cassa principale abbiamo i due attacchi, canale destro e canale sinistro, che abbiamo anche su quest'altra cassa, che ci serviranno appunto proprio per andare a collegare le due casse insieme col cavo trasparente, l'attacco per l'alimentazione del trasformatore, il tasto per andare ad accendere e spegnere le nostre casse, e poi avremo due line in, canale destro e canale sinistro, per andarli a collegare a delle fonti esterne. Avremo ancora un attacco ottico, una HDMI arc check che ci permetterà di andare a collegare le nostre casse ad esempio a una televisione con porta HDMI arc e andare a controllare quindi l'audio delle nostre casse direttamente dal televisore. Sul lato della cassa principale abbiamo poi delle modalità di equalizzazione. Abbiamo, partendo dall'alto, una porta USB che ci permetterà di andare a collegare ad esempio delle chiavette per andare ad ascoltare magari della musica esterna, la prima rotella che è quella del volume che ci permetterà di andare a regolare il volume direttamente dalle casse, e poi abbiamo invece le regolazioni per l'equalizzazione con gli alti e i bassi. Per quanto riguarda invece la parte frontale, come abbiamo già visto prima, le due casse hanno un totale di 50 watt di potenza, che si suddividono con due tweeter da 10 e due altoparlanti full range da 20 watt. Il peso di ogni cassa è da 2 kg e le dimensioni sono contenute perché è 15x17x24. Nella parte bassa delle nostre casse abbiamo dei piedini in gomma che ci permettono quindi di andare a posizionare le casse su qualsiasi mobile e andare quindi a evitare delle vibrazioni direttamente sul mobile stesso, ma adesso vado a collegarle e le sentiamo in funzione. Per quanto riguarda il funzionamento delle casse, come vi dicevo, abbiamo diverse modalità per andarle a collegare ad esempio a una televisione, a un impianto stereo o a un computer, ma possiamo anche utilizzare il Bluetooth per ascoltare la nostra musica direttamente sulle casse dal nostro smartphone. Per effettuare il collegamento Bluetooth dal telecomando vado a schiacciare direttamente Bluetooth. Sul lato la spia diventa blu lampeggiante, quindi prendo il telefono, vado a ricercarla da impostazioni Bluetooth, le individuo immediatamente come Energy System X DAS SM4, quindi sono proprio loro. Mi dà il suono che mi conferma che sono collegate correttamente. Vado ad aumentare il volume. Siamo più o meno a metà. Tramite il telecomando posso anche andare a fermare l'audio direttamente e quindi andarlo a far ripartire. Adesso per alcuni secondi vado a mettere al massimo, devo dire che queste casse spingono veramente tanto. Andiamo a metterla al massimo.
avete sentito, le casse sono piccoline, ma hanno una potenza sicuramente ottima per andare ad ascoltare musica anche ad alto volume senza andare a effettuare vibrazioni sul tavolo o comunque sulla cassa. Infatti non hanno gracchiato neanche per un momento e devo dire che l'audio è veramente ottimo per delle casse così piccole. Abbiamo tre modalità che possiamo utilizzare per andare a equalizzare al meglio l'audio, che è la modalità cinema, la modalità musica e la modalità dialoghi. Sono quindi delle casse perfette da utilizzare con la televisione per andare a guardare dei film, per andare a guardare magari una partita piuttosto che un concerto, perché vanno sicuramente a creare un effetto stereo, ottime sotto questo punto di vista. Ovviamente non hanno un effetto Dolby perché sono solamente due canali, ma andremo a migliorare la qualità audio della nostra televisione con una soluzione compatta. Come avete sentito dal microfono, si tratta di casse sicuramente di ottima qualità. Se volete vedere il prezzo, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Se state cercando una soluzione alternativa a una soundbar, sicuramente queste due casse della Energy System potrebbero fare al caso vostro. Si sente la qualità audio, ottima anche l'equalizzazione che potremo poi andare a personalizzare in base alla nostra preferenza. Se avete delle domande su queste casse potete lasciare un commento qua sotto, rispondo sempre a tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto e se utilizzate una soundbar o se utilizzate delle casse di questo tipo collegate al vostro computer o alla vostra televisione. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti per non perdere tutti i video che pubblichiamo ogni giorno su Recensioni per Scegliere. Per questo video con lo Studio Monitor 4 Hi-Fi di Energy System e DAS Audio è tutto. Noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao da Enrico.